Buongiorno, buongiorno. La notte è andata abbastanza bene, a parte un po' di vacche e un po' di cavalli che ci scampanavano intorno ieri sera. Eccoli lì. Abbiamo fatto colazione, temperatura è molto piacevole, è abbastanza presto. E adesso facciamo il pieno d'acqua e riprendiamo la nostra salita. Levissima, durissima, no, ho sbagliato. Com'era? Siamo arrivati in cima alla Forcella e Paolo mi ha offerto questo stupendo snack homemade. Adesso ci dirà come l'ha fatto. Cioccolato sciolto, fiocchi di avena, frutta secca grattugiata e un po' di caffè, polvere di È caffè. buonissimo il caffè, Mi Madonna che dà buono. quel corpo particolare, no? Altro che le barrette, Madonna, grazie. Eccoci qua arrivati a un fantastico laghetto dal nome di Eggersee. E adesso ci facciamo, parlo al plurale perché spero che anche Paolo farà un bagno, ci facciamo un bel bagno prima di... Oh, che bella! Mio Dio, che goduria! Come qualcuno avrà già visto, dopo una scommessa andata male, i miei capelli si sono dovuti tingere. Si sono dovuti schiarire, adesso ho degli splendidi colpi di sole da adolescente. Questo laghetto è un paradiso, si sta da Dio, l'acqua è molto superficiale, perciò è calda. E lì c'è Paolo, prende il sole, adesso mangiamo un boccone, ci riposiamo un po' all'ombra dei larici. Couscous e lenticchie per pranzo, pranzo delle 10:30. Brunch. Tu stai facendo? Couscous e quinoa. Couscous e quinoa? Ottimo, fammi vedere. Dopo questa piacevole pausa, diamo un saluto anche al laghetto qua. Bene, pancia piena. Un po' di sonnolenza, devo dire la verità, comunque si va. Qua sentire una vera e propria goduria. Piano, perfetto, all'ombra dei faggi, bellissimo. L'obiettivo per questa sera è arrivare a Passo Pirollo, una cosa del genere. È ancora distantino, ma il trail non è impegnativo per questa sezione, quindi penso che ci dovremmo arrivare senza grossi problemi. Finalmente, dopo tanta foresta e natura intatta, abbiamo trovato finalmente delle tracce di progresso. Ecco qua come la nostra cultura si rapporta all'ambiente in cui vive. Credo sia proprio un problema di cultura, di come noi ci rapportiamo alla vita. È un modo di rapportarsi che a parer mio implica proprio quello che è il controllo e implica il fatto che l'uomo, c'è questa credenza quasi religiosa che l'uomo è venuto al mondo per migliorare la creazione, ecco, diciamo, che tutto ciò che è spontaneo valga veramente poco, prenda valore solo quando è stato valorizzato, parola molto di moda, dalle mani dell'uomo, come appunto in questo caso. Credo che finché non cambierà questa mentalità,
non cambierà niente. Tutti i problemi che abbiamo, che affrontiamo, che affronteremo, sono proprio legati a questo approccio antropocentrico alla vita. Stimolato appunto da questo impianto di risalita, pensavo di leggervi un passaggio di una cosa che ho scritto, una riflessione che ho scritto. Ok. Tutt'oggi, nonostante il baratro sia imminente, nonostante sia evidente dove ci stia portando questo approccio alla vita, sembra che l'unica soluzione percepita sia spingere ancora di più sul piede dell'acceleratore. Più che mai, l'uomo si comporta come se non facesse parte della natura, con miope, arrogante superiorità. Accecato dalle conquiste della tecnologia, è convinto che la sua presunta intelligenza gli eviterà per sempre di essere soggetto alle leggi di natura. Ci vuole solo più controllo, dobbiamo solo sviluppare una tecnologia che ci permetta di gestire il clima, un'altra per purificare l'aria inquinata, una per generare una fonte inesauribile di energia. E allora le porte del paradiso ci si apriranno e non avremo più limiti. E così, signore e signori, stiamo facendo. Ma attraverso questo desiderio irrefrenabile di controllare tutto ed affrancarci, oltre a star portando il pianeta al collasso, ci troviamo ora ad essere alieni in un pianeta senza anima che non ci parla più. Puoi pensare di star cogliendo un fiore, ma quel che cogli non è il fiore, è solo la sua materia organica. Puoi persino catturare un usignolo e ingabbiarlo, ma è ancora un usignolo senza la possibilità di divorare e la gioia per cui cinguettare. Puoi addirittura illuderti di poter prendere al lazzo, come in questo caso, la cima di una montagna con una funivia, ma quello che in realtà avrai fatto sarà stato far fuggire via la sua essenza, il suo spirito. Ti ritroverai fra le mani solo un mucchio di rocce. Puoi provare perfino a rapire la donna dei tuoi sogni, puntarle una pistola alla tempia e minacciarla di spararle se non ti amerà, ma nessuno è mai riuscito a farsi amare con la forza e l'oppressione. Amore è lasciare essere, lasciare andare. Così, come un sortilegio in una fiaba, il dominio del mondo al prezzo dell'anima. Eccoci qua arrivati al passo Pramollo, non Pirollo come ho detto prima, che da quanto mi ha detto Paolo si chiama Pramollo perché c'è un sacco di acquitrini, prati acquitrini. Non c'ero arrivato assolutamente. Dopo una delusione terrificante, perché Paolo si aspettava di trovare un ristorante a 5 stelle, mangiare come un maiale, bere. Infatti c'è l'umore un po' a terra. E comunque abbiamo trovato questo posto che è una cappella, una piccola cappella, una piccola chiesa e niente, stiamo profanandola, facendo un po' di hiker trash, quindi io mi sto consolando ad esempio con una piadina con pasta d'acciughe, che appunto come dicevo prima a Paolo, una cosa così miserabile la trovo veramente gustosissima, cioè il meglio del meglio, sono contentissimo di averla qua e basta, così intanto. Poi andiamo a fare il bagno, a lavarci, fare il bucato, eccetera. Ne approfitto per questo momento, per questa golden hour, per farvi vedere il posto in cui dormiremo questa notte. È una cappella bellissima al confine tra appunto Italia e Austria. E niente, io ho deciso di dormire qua dentro perché tutta la vita senza star lì menate, monta tenda, smonta tenda, qua si starà da Dio. Comunque è molto, molto carina questa struttura, molto carina. Wow, guarda che effetto, wow, wow. Ok, basta. Paolo è andato a prendere acqua alla sua gente qua sopra. Comunque adesso sto editando di fatto il video di ieri, tutto col cellulare, provo a fare questa cosa, questo esperimento di editing dal cellulare,
perché sono in giro e starò in giro per un po' e mi piacerebbe buttarvi sui video e se fanno un po' schifo, almeno ho la scusa che sono editati col cellulare. Anche stasera è venuta l'ora di andare a dormire. Faccio vedere dove è sistemato Paolo e poi dove sono sistemato io. Paolo ha voluto stare fuori dalla chiesa, lì, con la tenda. Io la rischio a dormire qua dentro, così non devo montare la tenda. Chiudo la porta. Così non vengono dentro le vacche a rompere le balle. Non so se mi vedete. Comunque, da buon assassino di tende, ho usato la tenda come telo sul quale mettere il materassino, che è molto fragile. E niente, è bello avere un tetto. Questo è il mio panorama al momento. Buonanotte e a domani. Speriamo carichi come oggi, perché oggi è stata una giornata veramente positiva. Abbiamo fatto penso una trentina di chilometri. È stato proprio bello. A domani.